Ciao gente e benvenuti in questo nuovo episodio di una serie dedicata al cammino di Santiago. Il 15 agosto 2021 io e altri due matti siamo partiti alla volta del cammino di Santiago di Compostela, un'incredibile avventura. Avendo però poco tempo e poche ferie abbiamo dovuto optare per la partenza da León con arrivo a Santiago, ma questa è un'altra storia. Mi presento. Mi chiamo Nicola, ho 31 anni e sono un videomaker. Da poco ho preso la decisione di lasciare il mio lavoro stabile e sicuro per dedicarmi a ciò che mi piace, e cioè fare video, escursioni, camminare e stare a contatto con la natura. Ogni giorno la sveglia a Santiago suonava davvero presto. I nostri cammini infatti iniziavano col buio per poi vedere il sole sorgere. E cosa c'è di più rilassante se non vedere un nuovo inizio, un nuovo giorno quando sei in cammino? Peccato che questo giorno in particolare il piano era folle. Sveglia alle 4:20. Iniziamo a camminare alle 5:15, un dislivello della Madonna per arrivare a 1300 di quota. Prossima tappa, Sebreir. Ne mancano pochi, solo 165. Sono le 7, fa abbastanza fresco. Come ogni giorno si prepara lo zaino, si rimettono a posto tutte le cose, colazione che non ho fatto perché siamo partiti presto, e poi ho deciso anche di mangiare un po' più leggero, un po' più salutare, perché anche qua sul cammino mi sto facendo prendere dalla golosità di mangiare troppi dolci. Il nostro cammino prosegue con qualche dolorino quella. Bella salita, è stato divertente. Bella. Sono morto. Questa cazzo di salita era troppo bella. Bellissimo viaggio. Bellissimo viaggio. L'orario è questo, vedi, che tutti si mettono in cammino a quest'ora. Adesso spunta fuori Giacomo. Che immagini? Ma sei la notte? Il nostro assaggio, Giacomo. Bellissimo. Vabbè, da qua un po' più. Wow, questa pausa, finita la salita, sorpresone, abbiamo rincontrato Giacomino, signori del Sudafrica, persone nuove insomma, ed è veramente veramente figo. E con sorpresa, dopo aver incontrato un compagno di viaggio, Giacomino, dopo esserci abbeverati, riposati e aver fatto conversazione con dei signori del Sudafrica, riprendiamo il nostro cammino sui sentieri di Santiago. Sembri molto minaccioso, zio. Ci può passare. Dopo aver fatto una colazione sicuramente non leggera a base di tortilla, cornetto e succo d'arancia, abbiamo ripreso a camminare sui sentieri del cammino. Ci lasciamo rapire dai meravigliosi paesaggi di alta montagna. Siamo quasi arrivati a Sebreiro quando a un certo punto dietro l'angolo, eccolo lì. Tranquilla, tranquilla. Siamo entrati ufficialmente in Galicia. Il confine ci sorprende spuntando dietro l'angolo. La Galicia del benvenuto a questi poveri pellegrini stremati che siamo noi. Si comincia a sentire il polpo, la polperia. Ma senti? Un polpo di ello. Thank you.
Parliamo di dolori lungo il cammino oggi. Sono 5 giorni che camminiamo, ormai abbiamo superato metà strada. Ci mancano 5 giorni per arrivare a Santiago. 5 giorni. Così sembra poco, detto così. Allora, come siamo messi a livello di dolori? Il cammino di Santiago è una cosa bellissima, però la sua bellezza c'è anche tanta sofferenza, fisica soprattutto. E mi riferisco ai dolori che possono venire quando dai tanto sforzo, quando cammini per tanti giorni, per così tanti chilometri. E mi riferisco alle tendiniti, strappi e indolenzimenti vari. Io penso di avere una lieve tendinite. Poi mi è uscita qualche piccola vescica. Tutto nel piede sinistro, nella gamba sinistra. Poi devo compensare giustamente il piede e la gamba destra, perché l'anno scorso, durante la Via degli Dei, mi era uscito tutto lì, nel piede destro. 4 vesciche, tutta là. Quindi, i consigli che mi sento di darvi da camminatore che cammina da 5 giorni sono questi. Per quanto mi riguarda, avere dei sandali tecnici di ricambio alle scarpe è qualcosa che può salvarvi davvero la vita. Io adesso, come vedete, sto usando il sandalo tecnico e ho tolto anche i calzini perché ho proprio bisogno di far respirare il piede. Poi, pomate all'ibuprofene, che servono per i dolori ai muscoli e indolenzimenti. Poi vi consiglio anche di portarvi degli antinfiammatori, così se l'infiammazione sta iniziando a darvi davvero fastidio, vi sparate un antinfiammatorio a fine serata e ci siete. Un'altra cosa utile è portare delle fasce da mettere intorno al ginocchio, intorno al polpaccio, intorno al piede, insomma delle fasce compressive. Poi crema solare, che qui ovviamente è facile scottarsi se non così tante ore sotto il sole. Cerotti per le vesciche, anche quelli sì. Ago, filo, perché quando si bucano le vesciche bisogna lasciare il filo dentro in modo che il liquido che c'è all'interno delle vesciche fuoriesca. Magari quando arrivate agli alberghi, se ne avete bisogno, chiedete anche del ghiaccio, a me è capitato. Un'altra cosa che non sapevo, che invece sta facendo il suo effetto, è ogni mattina e ogni sera io metto della vaselina con dell'aloe vera. È una crema dove c'è appunto vaselina e aloe vera, e me la spalmo per rinfrescare e rigenerare un po' il piede. E devo dire che anche quella il suo effetto lo fa. Il cammino è anche questo, il cammino è anche sofferenza, però in qualche modo dopo un po' di giorni imparerete a convivere anche con queste cose. Ci vediamo lungo il cammino. Oh. Guardate cosa è appena successo. Perché stavo filmando. Ti ha schiacciato la merda di vacca. Ivan, qualcosa da aggiungere? Sei fortunatissimo oggi. Fidati, oggi ti sposi. Addirittura. Con una vacca. E dopo aver calpestato la cacca di vacca, dopo che Ivan mi ha dato i suoi bellissimi auguri e dopo aver ascoltato la storia di una dolce vecchina mentre lavava le sue ciabatte in una fontana, facciamo dei piacevoli incontri come la famiglia dei sardi, papà e figli che stanno facendo il cammino francese in bici. Riprendiamo con altre salite e altro dislivello. Quando finalmente arriva l'ora di pranzo, ci beviamo una bella cervezza fria. Pellegrini, anche questo episodio giunge al termine. Se vi è piaciuto lasciate un bel like, ma soprattutto iscrivetevi al canale. Buon cammino e al prossimo episodio.